Turbo Diet Power Plus, che è Caffè Verde Power, Garcinia Cambogia e L'L-Carnitina. Tre prodotti per 2 mesi di trattamento d'urto. Caffè verde aiuta ad aumentare proprio il metabolismo basale. Il caffè verde lo prendo subito la mattina appena dopo la colazione, mi sento più energica, lo prendo ecco come un sostitutivo del vero caffè, non ho più bisogno la mattina di prendere il caffè per svegliarmi, diciamo, ma prendo questa semplice pasticchetta e va benissimo, mi sento, affronto la giornata lavorativa tranquillamente. Garcinia Cambogia aiuta proprio per i sensi di fame, aiuta a ridurre le fame nervoso, aiuta a aumentare il metabolismo dei grassi e aiuta l'equilibrio del peso corporeo. E poi L-carnitina. L-carnitina è un vero e proprio molecola che aiuta ad aumentare il consumo dei grassi nel corpo. È proprio una questione metabolico, brucia grassi per eccellenza, che dà anche tantissima energia. In questo modo posso aiutare Sara a trovare un metabolismo più attivo e più efficace. È un grandissimo aiuto perché io avevo sempre attacchi di fame, soprattutto durante le giornate, cioè tra la colazione e il pranzo o fino ad arrivare a cena. Invece con questo integratore non riesco ad avere fame durante la giornata, devo guardare l'orario e dire devo fare lo spuntino, perciò mi aiuta molto a limitarmi. L'ernicarnitina la prendo quasi a fine attività lavorativa perché poi so che vado ad fare attività fisica, perciò quando è intorno alle 5 la prendo e per le 6:30 così inizio a fare attività. E questo, ecco, è un'integrazione che mi aiuta anche ad affrontare questa attività fisica che vado a fare. Parlami di come sta andando il percorso. Allora, sta andando un po' faticoso perché comunque incastrare tutti i vari passaggi, l'alimentazione, lo sport, il lavoro e la gestione di casa via rimane abbastanza impegnativo, però via ce la stiamo facendo, almeno per adesso sto seguendo la lettera. Sara mi ha detto che non dorme tanto bene, che soffre di micro risvegli e una persona che non dorme bene purtroppo potrebbe avere un rallentamento metabolico e un aumento pari a 30% di più di fame nervoso, ma non fame normale, ma fame proprio cercandosi le schifezuole, come le chiamo io, no? Le patatine, il dolce e la caramella. Così, con Ganoderma io posso conciliare un sonno più profondo prendendolo più o meno 40 minuti prima di coricarmi la notte. Ti sveglierai la mattina dopo rigenerata. Poi non è un sonnifero, assolutamente. Semplicemente aiuta a ridurre l'infiammazione nel corpo, aiuta a rilassare l'infiammazione nel corpo e questo aiuta a conciliare un sonno profondo. Allora, io prendo Goji e Ganoderma e da quando li prendo comunque riesco a dormire molto meglio rispetto a prima e senza nessun disturbo, senza ansie, e perciò per me è un grandissimo traguardo. Ok, ci siamo ancora, tutto da capo, and it's 5, 6, 7, 4, 4 braccia, 2, 3, 4, vado, 4, 3, 2, 1. Con questi integratori non so come mai non ce l'ho questo effetto. Di solito io ho un problema che quando mi corico ho tipo delle accelerazioni di battito perché non digerisco. E sembra che invece si sono abbastanza acquietati o ce l'ho ancora un pochino leggeri ma poi passano velocemente, perciò dei grandi vantaggi sto riscontrando. Tutto dalla capo, da capo, and it's 4, 3, 2, mi vengo 4, 4, 3, 2, e vado 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, and vado. 4, 4, 3, 2, and giro destra. Faccio 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, chiudo.
I fitoterapici vanno abbinati assolutamente al movimento, e che movimento scelgo per tutte le mie ragazze di Yes I Can? Il trampolino e le pedane vibranti. Perché il trampolino e le pedane vibranti? Perché sono i due mezzi più veloci in assoluto per dare risultati. Perché il trampolino aumenta il sistema brucia grassi, mentre la nostra pedana vibrante aiuta a drenare, massaggiare il tessuto connettivo, migliorando gli estetismi delle cellulite e drenando. Oh, aspetta, e tutti e due aiutano la pelle. Così possiamo aiutare Sara a ritrovare la forma fisica più velocemente. Ti piace questa pedana vibrante? Sì, è divertente, anche se a dirti la verità sto iniziando gradualmente, non riesco a fare 10-11 minuti consecutivi perché dopo 2 minuti comincio a avere, insomma, sento il peso del lavoro, no? Nel senso il muscolo comincia a sentire dolore e allora metto pausa, poi mi fermo mezzo minuto, un minuto e poi riprendo e cerco di fare poi quei 10 minuti, 11 minuti continui. Ora tocca alla pedana. Sinistra, 4, 3, 2, scivi, fondo 4, 4, 3, 2, 1, giro. E mentre loro mangiano questo, io mangio questo. Destra, singolo, 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 singolo. 4, 3, 2, 1, non fermare adesso ragazzi, 4, 3, 2, 1, ancora, 4, 3, 2, 1, 4, giro, 4, 3, 2, 1, ancora, 4, 3, 2, 1. Diciamo, come energia mi trovo meglio perché io, ecco, da uno stile di vita un po' pigro e un po' sedentario, questo mi dà anche la motivazione, cioè non mi sento stanca, perciò riesco ad effettuare più esercizio rispetto a prima. Ho più motivazione non sentendo la stanchezza. Braccia, scendono, faccio 4, 3, 2, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 2. Allora, so che Yes I Can ha questo impegno giornaliero e pertanto mi sto impegnando da quando abbiamo iniziato, dal primo giorno, lo sto facendo tutti i giorni, anche perché ho l'ansia di prestazione. Nel senso che se io mi prendo un impegno, cerco di mantenerlo, cerco almeno di mantenerlo fino alla fine. Vedo dentro di te una persona incredibile. E penso che Sara è molto dura con Sara, ok? E penso che a volte che i giudizi magari che percepisci dall'esterno sono giudizi che vengono al tuo mondo interno, ok? Perché Sara è così dura con Sara? Perché? Oddio, non lo so, non te lo so spiegare, nel senso che io mi riconosco dei lati caratteriali che stimo di me stessa, però a volte capisco, cioè nel senso non mi accetto fisicamente perché dico perché io non riesco ad essere come lei, per esempio, no? Nel senso faccio questo paragone e allora a volte mi tiro indietro, faccio un passo indietro. Però posso anche dire, cioè, provare di vivere la vita con pare occhi non risolve il problema. Nascondendo i dolori e nascondendo il problema non risolve il problema. È come prendere tutta la sporcizia e metterla sotto il tappeto e lo metti qua, ma la sporcizia non è sparito, sta lì. E dal punto di vista fisiologico, ogni dolore, ogni offesa, ogni ingiustizia che noi mettiamo dentro di noi, la tratteniamo dentro di noi, prima o poi ci fa male. Però la cosa più importante è veramente tirare fuori tutto. Allora, fino adesso ho perso 4 kg, di centimetri in realtà non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento. Mi sono sgonfiata molto ai fianchi e anche all'addome.